Si candida sindaco lei o andate con Peghin, dai. No, la cosa certa è che centro-destra sarà unito. Eh. Quindi diciamo. E quindi e quindi, sul è chi non è mettere... detto, sul chi non è detto, questo vuole No, allora, allora molta tranquillità io sono molto eh, sono a disposizione, ma quello che a me interessa e stiamo lavorando che adesso è molto serio sono Molto serio e è un progetto che serve i padovani e che Padova possa tornare veramente a correre. Non si sbilancia Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il suo nome spesso era rimbalzato come possibile candidato a sindaco di Padova nelle prossime amministrative, in contrapposizione al nome del civico Francesco Peghin. Soranzo, ospite ieri sera del talk show Ring di Antenna 3, sottolinea la volontà del centro-destra di correre unito, ma sul nome del candidato non si fa sfuggire nulla. E infatti oggi è iniziato iniziato il percorso di dialogo nella sede della Lega 90 Padovana c'è stato il primo incontro tra i vertici regionali di Fratelli d'Italia e quelli del Carroccio sul piatto non solo le sorti elettorali di Padova ma anche quelle di Verona dove l'accordo sul nome di Federico Sboarina è ormai chiuso e Belluno il confronto tra i due principali partiti del centrodestra, soprattutto sui programmi, prossimo passo invece nome ed eventuali spartizioni di assessorati. Il sentimento che si percepisce tra chi ha partecipato all'incontro è quello della fiducia. Presto potrebbe esserci l'intesa per Padova dunque sul nome di Peggin. Prossimo incontro lunedì 21 febbraio, nel frattempo verranno coinvolte le rappresentanze sul territorio dei partiti.